ragazza davanti, mi posa di qui, che viaggio sempre in macchina. Buonasera a tutti, sono molto felice di essere qui, vedere negli sguardi tanti amici, che ci incontriamo magari con un valore di tempo universale maggiore, ma sempre con la bellezza del cuore, con la bellezza della condivisione e con la bellezza di testimoniare ancora, soprattutto in questa contemporaneità, che c'è necessità di descrivere bellezza. Io quando devo ringrazio l'amministrazione, l'amico d'amico, tutta l'organizzazione, la provincia, l'organizzazione che è stata splendida, e vorrei fare un bel applauso a tutta l'organizzazione della provincia. Di allestimento, quindi per tutta l'organizzazione soltanto applausi. Per la mia presenza qui, io stasera devo dirvi, come ho detto anche nella mostra, c'è un momento nella vita, quando si sceglie il valore della differenza, la vita è sempre in salita, è proprio per quella differenza. Poi quando uno sceglie la differenza, io, come diceva l'amica, c'era una prima istanza della nostra gioventù, forse noi applichiamo sempre la resistenza rispetto a un'opposizione, e io questo l'ho fatto per più di 20 anni. Quando dopo una vita che ho fatto e ho applicato la resistenza con un valore di differenza, questa resistenza poi, quando dopo una vita che ho lottato, che ho vinto, ho vinto le battaglie, ho vinto il processo, sconfitto la mafia, perché io la mafia l'ho sconfitta, perché con me non ci piace, sono stati sempre sottomessi, perché io ho 40 anni dal potere politico dell'asse PC, PSI, e qua ci piace il faccio, lo ricordiamo, passando per Andreotti, trapassando per Berlusconi, passando per Padre e Padre, arrivando al progetto ultimo, io ho i poteri, e questi poteri hanno avuto sempre con me un minimo comune denominatore, sempre l'opposizione. Come memoria si sono sempre consegnati i prestiti, non è affidabile, prestiti è pazzo, prestiti poco fa, prestiti che ci sopra, e quindi è passato 40 anni, e oggi prestiti a fatto questi 60 anni, non applico più la resistenza, ma applico la resilienza. E questo ve lo voglio dare anche, come diceva l'amica, la resilienza è quando c'è l'emergenza, e noi sbattiamo con una palla di spalla al muro. Se tu sbatti in tutta opposizione, resistenza non ti spatta, non ti spatti tu, non ti spatti. Se invece la resilienza è la razza mai in basso di testa, quando si sbatte, quello che è bianco, nero, non mi interessa, questi poteri, di fronte al rispetto della bellezza innocente, utopica, dell'artista, dell'anima dell'artista, questo potere, certo, ho sofferto, ho avuto solitudine, però questo potere ve lo posso testimoniare, non con arroganza, ma sempre con il cuore, il tamburo di bellezza. Questo potere è stato sempre sottomesso e ha sempre perso. Ha perso quando iniziò, pensate, negli anni 80, che aveva ereditato una delle imprese più importanti della provincia di Messina. Mi padre era un grande imprenditore, era molto giovane, apparo sempre asse di CBSI dell'epoca, e quando è morto mio padre, io ero l'unico erede delle imprese di appalti pubblici, naturalmente mi sono seduto a questi tavolini degli affari di appalti pubblici, che come erano allora, ancora sono oggi, 500 attivo, 500 attivo, 500 attivo, sistema Puma, non partire, col potere della dittatura economica, partecipando, fare il miglioramento, bruciamo tutte cose, poi andiamo all'asta, e da fuori ci mette il pugno, o quello che c'è un mazzare, o quello che è ammazzarito, insomma, hai delle opzioni che poi c'è la vita. Io queste opzioni, quando dovevo scegliere, ho il potere del denaro, quindi continuare ad essere servito a questo sistema, quindi i soldi, accumulo potere sul potere, o scegliere
nella mia utopia e anche nella mia follia, che c'è anche una luce da follia, io sono stato sempre portatario, mi sono rimasto in negro, quindi pazzo sì, ma lucido, quindi non c'è più bella follia che mantenere sempre nel portatario della lucidità. E in questa follia io che cosa faccio rispetto alla mafia? Non mi pago il 10%, non sfatto da volire da quanti pubblici, ma prendo tutto il mio patrimonio e lo metto al servizio di quelle idee delle pubbliche. Io restituisco. Che oggi devo dire, se mi facevo monaco all'epoca, ero San Francesco d'Assisi, però donazione sì. E quindi potevo essere già santo prima di avere qualche stima di ritorno. Invece l'ho fatto civilmente, e l'ho fatto civilmente per gli anni 90 quando scoppiò il Tangentopoli, e l'ho fatto civilmente quando c'erano gli attentati di Falcone e Borsellino, quando nasceva l'antiracket a Capo Verranco di Dano Grasso, e dopo ci fu un altro corpo di mistificazione, parente dell'antiracket matura l'antimafia, che oggi vediamo che Salsa Rosa si trova. E quindi negli anni 90, per essere civili, per essere onesti, bisognava essere o anti-racket o antimafia. Poi, dopo Tangentopoli, e sappiamo se sono andate le cose, ancora oggi, dove c'è il trionfo di un'antimafia che si nutre specularmente di quell'essere mafia, perché non se ne può più della parola antimafia. Noi siciliani ci dobbiamo liberare. Antimafia, cioè noi siamo figli di una generazione che quando dovevamo fare un documento, dovevamo espatriare, non ci vergognavamo, ma dovevamo essere sottomessi al certificato dell'antimafia. Dopo 20 anni questi certificati dell'antimafia che cosa hanno certificato? Un potere del nulla che si nutre di niente come esistiamo oggi in questa società contemporanea. Si devono vergognare questi assassini dei sogni dei nostri figli, perché poi hanno lavorato per distruggere tutti i luoghi della conoscenza. Questi disonesti da 20 anni che continuano a indurare le masse con questa televisione assassina, con questi format che alle 2 c'è Maria De Filippi, alle 3 arriva la Tascimonida, alle 4 arriva la Tascimonida, alle 5 arriva la Tascimonida. Se pensate che la scuola che interpreta l'italiano medio durante la televisione sono 5 ore, e se pensate che noi italiani abbiamo 5 ore di questa scuola maledetta, e hanno fatto crescere una generazione partendo dalla nostra e arrivando ai nostri figli portando le pedine prostitute, perché poi questo insegnano ai ragazzi, questo danno come esempio, e poi i grandi fratelli, insomma tutta una macchina che mentre loro lavorano in maniera inesorabile, dall'altra parte c'è un'altra inversione proporzionale che loro stanno applicando, così disonesti assassini che stanno distruggendo tutti i templi della conoscenza. Partiamo dalla scuola elementare, passiamo per la media, andiamo ai licei, da più di 10 anni, e ora siamo nel trionfo, la scuola deve essere distrutta, perché dobbiamo allevare le nuove generazioni. Ora hanno messo anche l'internet, un'altra gravità di dittatura, perché internet non è il futuro, ma internet è la dittatura del futuro, perché loro attraverso internet già ci controllano, sanno tutto, Facebook, fotografie, come siamo qua stasera, lo sa il mondo. Ma come lo sa il mondo, ci può essere pure un sistema che un domani fa una legge che due persone che pensano vengono, sono ritenute terroristi. Quindi se noi già siamo due pensanti e non la pensiamo come il sistema, siamo terroristi, hanno le prove di mail, sms, un Facebook, gli amici, con gli amici, quindi non è che devono dire per fare anche le indagini. Vengo direttamente a casa tua e dici signora lei è arrestato perché pensa. Come ne pensa, lei è arrestata. Quindi come in questa vita ci dobbiamo arrivare, ci dobbiamo ribellare, e come ci ribelliamo? Con quale strumento? Con lo strumento della conoscenza, con lo strumento anche della conoscenza di un padre e di una madre che devono essere padre e madre e consegnare conoscenze di genitori ai propri figli, quindi essere di esempio. La conoscenza della scuola, la conoscenza anche dei mestieri, dell'artigianato, del cibo, di tutto, tutto è conoscenza. La conoscenza è, come io dico adesso da più tempo, è il potere più grande che abbiamo a disposizione.
perché il potere del denaro, e tu ne prendi il denaro solo per te, e quello è il suo potere di affabulazione e di morte. E quindi il denaro, se tu non lo puoi condividere, il suo potere è il tuo cuore condivisione del denaro. Il denaro per ognuno di noi è per noi, i soldi sono per noi, non sono per essere condivisi. La conoscenza, il suo potere, e quindi è il potere superiore al denaro, perché il denaro se lo condivide si indebolisce e muore. La conoscenza, se noi la consegniamo, e per consegnare conoscenza è solo questione di cuore, non di soldi, ma cuore, se consegniamo conoscenza, la conoscenza aumenta. Noi stasera siamo qua, cari amici, a piacere, stiamo ascoltando, ci parliamo, stiamo acquisendo altre conoscenze, altre informazioni, quando torneremo a casa siamo arricchiti di conoscenza e a sua volta, quando ci chiamerà l'amica con l'amico che ci dice che hai fatto, noi ci stiamo dando una mostra. Ho acquisito conoscenza. Questo è il rito che noi dobbiamo ritornare a restituire alla nostra contemporaneità. Quando io poi ho donato tutte le opere della Fiume dell'Arte, delle opere bellissime, dove l'opera per me non era l'opera d'arte in quanto manufatto, ma l'opera d'arte in quanto strumento, in quanto evocazione di congegni soloci e soprattutto di condividerla anche con degli archetipi. Io ho fatto la finestra sul mare. La finestra sul mare è la possibilità di guardare oltre una cornice di quel quadro, dove questa volta l'artista non è più da una festa, ma è l'universo, l'universo che c'è in noi, che ci consegniamo. C'è un grande labirinto di Ariano in cima alla montagna, un labirinto opera di Don Andredini, che è un grande opera di un chilometro di cemento che manifesta il percorso della conoscenza entrando da una porta di una grande madre. Dove al centro di questo labirinto non c'è un minotauro, ma c'è un arco unico come simbolo di pace, quindi non c'è più il doppio, non c'è il bene, non c'è il male, non c'è la vita, non c'è la morte, ma c'è l'unità, c'è il valore di essere unità, e il labirinto lo restituisce questo percorso. C'è la stanza di Barcadoro, un'opera di Nagasawa bellissima. Pensate che negli anni 90 abbiamo fatto questa stanza in un ipogeo in cima alla montagna, di Milano Stretta, e dentro questa stanza c'è una Barcadoro appesa sul soffitto, con un albero di marmo rosso, e quell'opera io l'avevo concepita insieme a un grande artista, Nagasawa, che ha fatto anche tanti lavori qui a Barcellona, insieme alla scultura di Giorgio Sergio. Quest'opera di Nagasawa viveva solo un giorno, con tutti i testimoni, tutti gli amici che sono venuti quel giorno. Poi dopo che l'abbiamo vista, abbiamo chiuso la stanza, e l'abbiamo chiusa e l'abbiamo consegnata al futuro, perché tra 100 anni, quando la riapriranno, quest'opera apparirà tutta. È una bellezza che non si è fatta consumare dai suoi contemporanei, anzi i contemporanei dell'epoca, come anche quelli di oggi, quando pensano a questo lavoro devono pensare che esistevano in quei tempi delle società e delle umanità che consumavano la bellezza, ma esistevano uomini, quando parlo di uomini e donne di questo tempo parlo sempre degli artisti, che addirittura non solo creano l'opera, ma rinunciano alla propria opera per consegnarla pura al futuro. E io poi ho fatto un bellissimo testamento, perché allora mi dispiace di ricordarlo, ma c'era un pittore della sovrintendenza del detto Cielo Campo, che mi fece vent'anni, ho fatto un dirigente generale, e poi io quando progetto, pensate le cose della vita, Cielo Campo era c'era dirigente alla sovrintendenza che mi iniziò i processi e per 20 anni io ho avuto processo. Quando ultimamente, come ultima prova, ho avuto la fabulazione del potere da parte di Rosario Crocetta, mio amico, ma come presidente non voglio sapere, ma cosa fece Crocetta? Mi disse, no, oh, puoi fare quando il potere ti affabula, arriva e ti dice tutto il potere che vuoi, tutti i soldi che vuoi, tutto questo sarà tuo, disse la fabulazione. E all'inizio fanno così. Poi lui dice, ti fai qualche colpo, dici, ma forse è il momento della mia vita, forse dopo una vita di lotte, di battaglia, ci voleva, ora andare all'assessore, può fare un ministro, può fare il ministro, cioè, puoi fare tutto quello che vuoi. E lui dice, l'assessore è ben culturale. Questo non l'ho detto in computer, se ti va di dirlo, se ti sento dietro tra amici. E poi gli ho detto, lo sai, ma come si fa l'assessore?
anche niente, non devi fare niente, fare la persona a disposizione, 10 di fare il segretario, 5 di fare il novello, 10 di fare 1000 euro, 5000, 3000, che poi si fanno, sì, sì. Ma 30 non sono troppi, no, per leggere, va bene, 30, vabbè. Poi qualcuno hai a disposizione tutto quanto. Ma chi è l'intelligente generale dell'epoca? C'è l'architetto Ceto Campo. Ah no, ho detto come? Cioè, ora io sono il mio assessore. L'architetto il dirigente è Ceto Campo, cosa si fa? Si va a prendere quella sedia, si riesce a conclamare l'assise del potere, poi assessore di turno, chiami il dirigente di turno e mi dici, ma scusi, prendi il Ceto Campo e io gli sono il mio assessore. Beh, prendo la valigia e se la grande analisi storica vuole come riconoscimento questo. Quindi il primo sentimento che albergò in me nel momento in cui sceglievo questo potere era la vendetta. Ma io ve lo dico sinceramente, ma ve lo dico, io non ho fatto l'assessore per te, perché io mi sarei dimenticato, non volevo nutrirmi di vendetta. Volevo nutrirmi sempre di amore, di bellezza e d'animo della nostra. Perché quando scendi quel potere, anzi quell'esercizio di potere, e quindi ti sei lasciato affabulare la tua anima e il daimo che alla bellezza ti lasciano e ti consegnano ai daimo di questo potere, dove i primi sentimenti sono la vendetta, il rancore, tradimento, che non sono sentimenti nobili. Poi quando ci vai dentro le carte ci sono i dossier, ogni sera c'è un dossier per me, un dossier per te, e quindi tutto questo esercizio di potere che passa attraverso questi dossier veri o finti manifesta la vita di 6 mesi, di 1 anno, di 4 anni, insomma quello. Quindi io anche quest'ultima fabulazione sono riuscito recentemente, gli ho detto ad un amico, siamo amici, e tu lo sai, mi viveva da me in albergo a Tusa, è stato a Tusa tutta la campagna elettorale 2 anni fa, quando si iniziò, ho detto la casa mia è casa, è tempio di conoscenza, stai come dire, a me non mi piacciono, mi spartevo, io non ti posso fare l'assessore, perché sarei un assassino del tuo potere, quindi io scelgo sempre la bellezza e ho chiuso anche quest'ultima parentesi, che poteva essere la mia morte, come potrebbe essere la mia morte anche stasera andare a manifestare un mio riconoscimento autoreferenziale. Io non voglio essere riconosciuto, se un sistema non mi ha riconosciuto per 40 anni, io non voglio essere oggi a 60 anni riconosciuto da niente, io voglio sempre lavorare e servire la stessa. Questa è la mia vita e questo è anche il senso che io ho trovato alla Fiumana, che adesso mi fa piacere comunicare che finalmente dopo 40 anni le opere stavano crollando, adesso c'è un grande progetto di restauro, di rigenerazione di tutto il complesso della Fiumana d'arte, e quindi questa Fiumana, dove l'ultima opera è la grande dinamica, dove noi ogni anno facevamo il libro della luce, facevamo perché forse non lo voglio fare più, compreso quello di Catania, di quell'altro bambino di bianco, che di bianco ha solo il nome sbioccato. Lui, quello sganca la cosa, quello sganca il nome, perché anche Enzo Bianco non è stato molto amico nel rito della luce, pensate 10.000 lumini accesi, 50.000 persone, 20.000 vicini di Cagliacino, quindi come sistema hanno mandato i pompieri perché c'era problema incendio e incolumità i bambini. Pensate quanto sono disonesti e introverti. La luce o illumina o furina. Purtroppo la luce un peggiorito 21 dicembre e ci studia da prima avrà la maledizione ottica. Siamo noi rimasti anni che c'è problema di pompieri, non c'è problema, ho unito d'odio, ho prendito il rito, ho smontato la seconda sera con 50.000 persone di pubblico. Immaginate bambini, scuole, associazioni, un mondo, la tutti veramente eravamo, pensate, piangevamo anche perché c'era un'emozione,
ma abbiamo affermato anche questa sera il valore politico della differenza. Non si discute, non vengo a mediare una questione di vizio del fuoco, come non ho mediato quando ho fatto le sculture e i processi per l'abusivismo, non perché voglio essere arrogante o presuntuoso, ma perché quando uno crea un rito della luce e il sindaco di turno viene alla conferenza stampa, oltre a fare passerella, pare bene di dividere la tua responsabilità, oppure di essere preso, la scuola, c'erano dei presidi, quindi non potevo ricompromettere i presidi con la scuola, c'è l'ordine pubblico, la sicurezza del sindaco, il questore, fai una riunione e si risolve tutto, no? Ti mandano i confetti, ma lui non si studiò, come non si aspetta, se tu stai a vedere con la stessa madre, dove anche lì. Anche lì, guarda, io sono madre, che ho creato un verseo, no? Allora io ho pensato appunto di creare una scatola, un contenitore che doveva educare un nuovo pubblico, un pubblico anche quello più semplice, un pubblico che non conosce l'arte, un pubblico che non passa per quella conoscenza di addetti lavori, ma passa per il cuore, per l'emozione. Quindi andare nelle stanze della Terre sul Mare, in questo museo, dove viene restituita l'emozione dell'anima, del cuore, dove la gente, abbandonandosi in quello spazio, non guarda quel quadro, non guarda quella scultura, ma diventa opera. E allora se ognuno di noi torniamo in quell'istante a stupirci, a meravigliarci, a diventare opera, a sentirci opera di quel valore universale, lì c'è la bellezza. E quando la bellezza c'è, c'è per tutti. Quindi non è una bellezza che vale per alcuni e per altri no. Perché quando la bellezza avviene per tutti è l'unico atto democratico universale che ancora noi possiamo avere come condizione dell'anima, perché se una cosa è bella per tutti. Quando c'è un secondo per... Grazie. 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 Quando lavoriamo come artisti dobbiamo lavorare per manifestare la bellezza, non per rappresentarla, perché anche gli artisti contemporanei, quelli di adesso e anche quelli di 50 anni fa della mia generazione, a volte abbiamo tentato di rappresentare la bellezza negandola. Per esempio certi quadri di oggi, se tu li guardi con gli occhi di 40 anni fa, il monocolo, il taglio della tela, la merda d'artista, tutte queste truffe, che poi in un certo senso sono state truffe, fino a posto di fronte a un monocromo blu, con un'altra mia amica, hai visto il monocromo? Io mi sono emozionata con questo monocromo, ma dai, emozionato il monocromo, perché il monocromo è il monocromo, sei tutto blu, anche il monocromo, le pennellature, il taglio andava bene negli anni 60, ma oggi che ci parliamo di taglio? La merda d'artista, cosa ci fai? Il restauro della merda d'artista oggi? Pensate, nell'ambito della conservazione contemporanea, questa grande opera di Manzoni, riconosciuta, solicitata, che è una merda d'artista, è messa in una scatoletta, oggi cosa fai come restauro, come applichi? Apri la scatoletta, rivini la merda di 50 anni fa, per restauro, cosa ti fai? Allora, anche in questo senso, in nome del restauro e della conservazione, vediamo anche il titolo di certe opere che potevano avere il valore gestuale, provocatore di quel momento, ma che poi nel rapporto con il tempo, dopo 50 anni, parlare oggi una merda d'artista è anche stucchevole, non ha senso e non provoca niente, neanche quel disgusto. E quindi le provocazioni già ne abbiamo abbastanza. Concludo. Dopo la Fiumara d'Arte, che io lo dico ufficialmente, io adesso finisco il restauro, lo dico a tutti gli amici, non ci voglio male. Mi dispiace, dopo tanti io potrei anche trovare una rigenerazione in più. Questa rigenerazione che io porto avanti con pensiero è ancora mia rigenerazione, perché io la potrei morire anche di me stesso. Quindi a me questo ciclo si fa il restauro delle opere, ma io me ne voglio andare. Già ho iniziato con Librino e concludo con questo grande progetto. Qui abbiamo le foto dei bambini di Librino, queste immagini, come vedete la mia età, parte dei bambini della scuola elementare. Ma quando noi vediamo un'immagine come quella della vita dei bambini della scuola elementare di Librino, c'è un cuore di spalla. Quando abbiamo lo sbarco rappresentato in quell'immagine, questa è l'ultima cena. Questi sono tutti laboratori didattici fatti nelle scuole, lo dico per le prese presenti. Questo è un lavoro che non costa. Ai ragazzi ci piace che foto è più grande.
Sì, io questi qua l'ho messi come progetti sulla bellezza della Costituzione, che pensate, i disonesti dei governi, quando noi nelle scuole non insegniamo più la storia dell'arte e l'educazione civica, perché poi l'educazione civica ce la fanno diventare un'altra materia, la Costituzione non Caruso ci dice l'articolo 1 e neanche lo vuole sapere, allora questo per esempio è un modo contemporaneo, vivo, perché ogni classe sceglie un articolo della Costituzione e poi lo restituisce con linguaggio fotografico o video. E così poi si fa la mostra, si condivide. Queste sono immagini realizzate dai bambini di Librino in questo grande progetto che si chiama Scherzocchio, Mediante Luce, perché Librino è la periferia di Catania, 100.000 persone, luoghi di immaginazione, Librino sta a Catania come Scalpia, sta a Napoli, Rosetta, a Palermo. Queste periferie non sono i luoghi di mancamento, sono i luoghi dove il potere, dagli anni 60 fino ad oggi, ha educato queste masse che per esistere devono soltanto chiedere. È la necessità che crea in questi non luoghi, in questi mancamenti, lo Stato di soluzione. Quindi tutti gli abitanti che sono stati presi dal centro storico di Catania, sono stati deportati a Librino, poi che hanno fatto sti palazzoni, hanno occupato le case popolari, legali e non legali, poi hanno lasciato la città nell'orizzontale a mandamento, perché mi alzo la mattina, alzo da fare il gioco, deserto sotto, Unnizza, Scipoli, Spaccio, poi casualmente tutte le periferie sono state consegnate allo Spaccio. Quindi ogni periferia casualmente ha il palazzo simbolo dello Spaccio. A Catania è il palazzo di cemento, a Napoli sono le vele e là c'è il simbolo, l'archetipo del mare. Poi tutti devono essere recuperati, tutta è devianza, tutto è malessere. Perciò tu vai a Librino, nasci a Librino, appena fai il certificato, inizi a rischio, c'è chi ti di Librino. Perciò è chi rubicinito, man mano che cresce con questa. Con questo cuore, con questo essere a rischio, immaginato, deviato. E allora cosa può fare l'arte e la cultura? L'arte e la cultura può tornare nelle scuole, io da 15 anni vado nelle scuole elementari e medie di Librino, ho fatto un grande lavoro con sono stato in vita a vedere la storia della Catania di Librino, durante l'aeroporto e c'è questa bellissima opera che è La Porta della Potenza, un'opera condivisa con 2.000 mamme e 2.000 bambini, le raccolte, tutte le immagini. Ogni bambino con la mamma ha fatto un pezzo di raccolta con i grandi artisti, abbiamo condiviso questo lavoro, l'abbiamo messo sulle facciate, sull'asse dei servizi di questo muro che c'è di prima, è diventata un'opera monumentale di 700 metri, alta 10 metri, un grande bassorilievo di terracotta. Quando l'abbiamo inaugurata tutti dicevano speriamo la cura. Dopo 5 anni a Librino, se chiudete la porta, tutti dicono guai a chi la tocca, la porta è nostra. E allora loro hanno protetto la bellezza di Librino, la porta si è aperta e quindi la bellezza è entrata e loro l'hanno protetta. Ora vi faccio la lezione numero 2, visto che la porta si è aperta, la bellezza è entrata, ora qui ci dice dobbiamo manifestare la bellezza, quindi dobbiamo assistere a una manifestazione di bellezza collettiva con un mantra collettivo, magnetico, universale di 30.000 persone che è il 8.000. Quindi facci fare, c'è la linea di stare di primo, un mantra collettivo, magnetico, universale, anche un po' di dico, ma lo dico io. E le ho fatto delle bellissime fotografie, queste sono le foto delle scuole e poi ci sono altri scatti che hanno coinvolto 30.000 persone che abbiamo condiviso insieme anche con un grande maestro della fotografia, Resa, con 40 giorni fotografi siciliani, e tutte queste immagini manifesteranno la bellezza dei cittadini, perché sfrutto tutte le facciate cieche dei palazzi e su quelle facciate cieche io proietterò la notte le immagini di loro e dei loro figli. Quando tu la notte all'Librino, oscuro, lo Spaccio, il delinquente, poi tu non mi interessa, tappare la faccia di tuo figlio o la tua bellissima, non puoi dire che sei delinquente o che sei qua, devi dire mi chiamo tu il re,
E quando 30.000 persone ogni sera per terapia universale, ma io voglio universale, mantra, hanno affermato io sono bello, restituisce il diritto alla cittadinanza. Io sono a rischio di mettere sottomesso nella devianza. Se tu però non vuoi essere bello, se scegli la via del fare, se sei entrato a fare. Quindi in questi luoghi più che mai bisogna aiutare i ragazzi, i bambini a fare. Poi se fai bellezza e produci bellezza, sei conduttore di opera universale. E questo al librino si assisterà quando si manifesterà la bellezza, che saranno queste immagini realizzate. E poi noi andiamo al librino a vedere questo grande museo e concludo. E io questo museo, pensate anche qui, che magari c'è un'altra legge, siamo partiti con quel discorso iniziale della mia vita, che ero seduto ai tavolini della mafia, e ora la richiesta, veramente questo non lo pensavo, ma lo devo fare per cuore, per amore, perché lo spirito che anima la mare non conosce fine. È la declinazione infinita di quella mare, che noi in questo momento, e quando dico la mia amica che mi conosce e sa, noi in questo momento siamo ciechi, non vediamo, non vediamo perché i nostri occhi non sono collegati con il cuore. E quando l'occhio non è collegato al cuore, parliamo anche del soffio, ma quello è un altro livello, ma l'occhio collegato al cuore, all'intelligenza del cuore. Il cuore non è una questione romantica o sentimentale, il cuore ha una grande sua intelligenza che noi non ascoltiamo più, perché quando diamo potere a quell'intelligenza che abbiamo razionale e di quegli occhi che guardano solo l'apparire, noi siamo ciechi. Noi in questo momento il male della nostra contemporaneità è la cecità. Noi non abbiamo più cuore della testa. Allora stasera anche noi basta convertire con un clima universale lo sguardo e darci anche la possibilità di meglio, dice Dio, a guardare con l'occhio del cuore, con l'intelligenza del cuore. Dice, che significa? Che vuol dire? Che cosa vedo? Quando l'umanità viene dalla cecità di questa apparire, di questo essere mediocre, di questo essere nulla, che è quello che stiamo vivendo in questo momento, la cecità viene svelata, e che cosa appare quando noi incontriamo il cuore? Appare l'invisibile. È l'invisibile la bellezza della nostra anima, è nell'invisibile che c'è la luce. La luce, io ho fatto tanti riti della luce. La luce, contiene la luce, mentre la luce cura la notte, mentre la luce cura, sì, quello è il percorso, ma il percorso della luce è la visione del nostro invisibile, che ce l'abbiamo tutti. Quindi l'augurio più bello stasera, da una parte, per noi società civile, è quell'essere invisibile. Per ritornare, concludo con quel discorso di mafia a Librino, questo lo devo fare perché la nemesi storica di tutto il percorso. A Librino io sto museo del soffio della fotografia, lo devo donare a qualcuno, non lo posso donare al sindaco di Bruno Bianco Sbianco, non mi interessa, non lo posso donare perché mi sento alla regione siciliana, no. Meglio aiutare. Allora dissi, ma io a cucciolare tutto questo patrimonio di arte, di bellezza e anche di futuro. Mi vedo visto quando sono partito 40 anni fa, ero ai tavolini della mafia, ora prima da morte la soddisfazione la voglio dedicare. Mi metto d'accordo col tribunale di Catania, Piazza Lanza, come dire, ce n'è, e mi faccio scegliere un po' per selezione tutti i detenuti di primo in uscita che devono essere recuperati, e per condanna universale, etica, civile, hai scontato la pena con lo Stato, bravo. Ora devi essere liberato? Sì. Sì, mafioso? Sì. Bene. C'è la mafia da gioca, c'è la mafia di pisci, c'è la mafia di campo, c'è la mafia di età, c'è lo zio Antonio, il mafioso, di bellezza. E allora se io sono il mafioso di bellezza, sai qual è la mia mafia? Che tu a proteggere la bellezza. Quindi tu ora per essere riabilitato e essere restituito civilmente a quel valore di essere società, tu devi proteggere la bellezza. Ecco, se la mafia si prima.
Parlando con il visibile, effettivamente i mafiosi a servizio della comunità.